ci insegna oggi che non sono le idee o le teorie o giudizi a rendere vero quello che uno dice di essere, ma la vita e la testimonianza. Tutti possono dire tante cose belle su di te, ma se non è la verità, tutto svanisce in poco tempo. È così il contrario, perché è solo quello che tu vivi realmente che ti rende vero. Le insoddisfazioni e mormorazioni nascono proprio dal non cercare la verità, ma solo il proprio tornaconto. Attenzione all'apatia e al cinismo di cui possiamo ammalarci. Quando un consacrato si ammala di questa malattia spirituale, rende la propria comunità un girone di inferno. Quando un figlio assume questo atteggiamento nella propria famiglia, porta i genitori all'esasperazione. Quando un amico si comporta così, rovina i rapporti. Chi non si lascia intercettare in maniera profonda dalle persone o dalle situazioni che vive, è destinato a diventare talmente tanto distante da esserne tagliato fuori. La fede è la capacità di saper stare in maniera sana dentro le situazioni, senza ammalarsi, perché si è diventati succubi, e senza distanze, perché si è diventati anaffettivi e apatici. Riesci a discernere il bene dal male nella vita di ogni giorno? Hai l'abitudine di lamentarti spesso o di trovare soluzioni ai problemi?